L'avversario è uno solo, è il fascismo, Salvini, la Lega, e quindi è inutile farsi guerra dentro. Il popolo della sinistra, o quel che resta, riparte dalle primarie. Circoli e gazebo aperti per scegliere la nuova guida del Partito Democratico. Qui siamo a Livorno, ex Roccaforte Rossa, che già 5 anni fa ha voltato le spalle al PD e portato al governo cittadino i pentastellati. Il comunista è nato qui, insomma. È nato qui, però anche qui 5 anni fa è morto. Non ci sono state le file viste altrove, tanti gli anziani, pochissimi giovani, un banco di prova importante in vista delle prossime amministrative, dove non si ripresenterà l'attuale sindaco grillino Filippo Nogarin, e la Lega guadagna consensi. Siamo vivi. Noi speriamo che questa ondata si fermi e rifluisca. Renzi è fuori dalla competizione, anche se rimane la sua ombra. Non c'è, ma c'è. Quotidianamente che va a pubblicizzare questo benedetto libro, farebbe bene secondo me a stare un pochino indietro. C'è sempre, perché è una presenza molto ingombrante. Ci spostiamo a Shanghai, uno dei quartieri popolari di Livorno, quello storicamente più rosso. Qui la sinistra ha cominciato a vacillare, facendo registrare alle ultime elezioni un'impennata della Lega. C'è gli ignoranti, arriva pieno, no? Qui c'è al 70% sugli ignoranti e c'è di parecchio la linea. Prossime elezioni, lei chi voterà? Io Salvini, sempre. Intanto sulla scelta del candidato del centro-sinistra sono già cominciate le divisioni con MDP, mentre la sinistra più estrema si presenterà per certo con un altro candidato. La Lega rischia di essere il primo partito con una frammentazione a sinistra che non è positiva, a parer mio. Noi del PD ci abbiamo messo tanto impegno, ci abbiamo lavorato tanto per unire tutti. Alla fine ognuno trarrà comunque le proprie conseguenze. Qualcosa si è smosso. Ce la possiamo fare.